immigrazione clandestina realizzata anche mediante l'impiego di trattamenti pericolosi per l'incolumità degli stranieri. La tratta di esseri umani è stata scoperta a Salerno, eseguite 13 ordinanze. Un'intera famiglia gestiva un supermercato dello spaccio, padre e 3 figli arrestati dai carabinieri in Irpinia. Perde il controllo del muletto e resta schiacciato da un container ne su uno scampo per un 34enne nel porto di Salerno. È stato condannato a 18 anni di reclusione Paolo Pietro Paolo, il 40enne che lo scorso 1 febbraio a Pozzuoli diede fuoco alla compagna. Il PM aveva chiesto 15 anni di carcere. Il 23 novembre dell'80 la terra trema in Irpinia, il bilancio del sisma di magnitudo 6.9 fu devastante. 36 anni dopo, cosa è stato fatto, il ricordo e la difficile ricostruzione. Nuovo appuntamento con l'informazione targata Media TV, lo abbiamo appena sentito, scoperta una tratta di esseri umani, sono 13 le ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP di Salerno su richiesta della locale procura nei confronti di altrettanti cittadini di nazionalità somala. L'organizzazione criminale aveva messo in piedi un sistema in grado di procurare proventi per oltre 150.000 euro al mese. Sentiamo. Per avere informazioni dettagliate, gli agenti della squadra mobile di Salerno sono andati diverse volte nei centri di accoglienza disseminati nell'area salernitana. Tra loro e diversi migranti si è instaurato un rapporto di fiducia che ha consentito di abbattere il muro della diffidenza. Alla fine la polizia è riuscita ad incastrare 13 persone che questa mattina sono state arrestate. 10 sono finite in carcere, 3 agli arresti domiciliari. Sono tutti cittadini extracomunitari di nazionalità somala accusati di associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina realizzata anche mediante l'impiego di trattamenti inumani e pericolosi per l'incolumità dei migranti. Le indagini sono state avviate all'indomani dell'approdo nel porto di Salerno, nella primavera del 2015, della nave Chimera della Marina Mercantile, con a bordo 545 migranti di nazionalità somala. I racconti dei profughi parlano di violenze fisiche e psichiche, con trattamenti disumani nel corso del tragitto dalle coste libiche verso l'Italia. In particolare, nel corso delle indagini è stato accertato che alcuni migranti erano stati lasciati per 3 giorni senza acqua, cibo e medicinali, nonostante alcuni di essi fossero affetti rispettivamente da scabbia e febbre alta, così come poi diagnosticato dall'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Agli investigatori salernitani non è sfuggito che alcuni migranti erano in possesso di numeri di utenze telefoniche, anche estere, da chiamare secondo le istruzioni ricevute all'imbarco dalla Libia. Le successive indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, si sono avvalse anche di complesse ed articolate attività tecniche di intercettazioni telefoniche ed hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine all'esistenza di un sodalizio criminale dedito a commettere più delitti in materia di immigrazione clandestina di cittadini somali giunti in Italia, destinati ad essere poi trasferiti in altri paesi dell'Unione Europea, nonché al favoreggiamento della loro permanenza nel territorio italiano e al successivo trasporto verso gli altri strati europei, tra cui Germania, Austria, Svezia, Belgio, Olanda, Danimarca e Norvegia. A guidare il gruppo, ramificato in più parti del territorio nazionale, è stato individuato un cittadino tedesco di origine somala, attualmente residente in Germania, per il quale è stato richiesto ed ottenuto dall'autorità giudiziaria tedesca l'esecuzione di un mandato di arresto europeo. Spaccio in casa, un'intera famiglia finisce in carcere, i 5 avevano costituito un'organizzazione per lo smercio di sostanze stupefacenti nella Valle del Calore e in Alta Irpinia. Sentiamo. Un'intera famiglia gestiva il supermercato dello spaccio. 5 persone componenti dello stesso nucleo familiare sono state arrestate dai carabinieri ad Avellino per spaccio di droga al termine di un'inchiesta coordinata dalla DDA di Napoli. I 5 avevano costituito un'organizzazione per lo spaccio di sostanze stupefacenti nella Valle del Calore e in Alta Irpinia. Si tratta di un'intera famiglia composta da padre e 3 figli, Pasquale d'Italia, 56 anni, i figli Agostino, Riccardo
Riccardo e Maurizio, di 31, 24 e 28 anni, residenti a Gesualdo, e di una loro amica e complice, Sara Pinto, 45 anni, attualmente residente a Lioni. Le indagini, basate principalmente su intercettazioni telefoniche, hanno fatto emergere una specie di supermercato casalingo dello spaccio di droga. Hashish e marijuana venivano in parte acquistati nel napoletano e per la maggior parte coltivati in proprio. Nelle ultime settimane sono state accertate almeno 2.500 vendite di dosi, anche a minorenni. All'operazione hanno partecipato unità cinofile dei carabinieri ed un elicottero del nucleo di Ponte Gagnano. Gli arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Avellino. Le indagini coordinate dalla DDA della Procura di Avellino si sono basate, lo abbiamo sentito, principalmente su attività di intercettazione, pedinamenti e appostamenti, lo ha spiegato anche il capitano Madaro, comandante della Compagnia Carabinieri di Mirabella e Clano. Sentiamolo insieme. L'operazione si chiama Tutage, che vuol dire in inglese mal di denti, e prende spunto appunto da alcune intercettazioni dove gli indagati all'epoca dei fatti si lamentavano di mal di denti, quindi abbiamo così messo questo nome a questa operazione. L'operazione è stata appunto eseguita questa mattina alle ore 4, abbiamo dato esecuzione a queste cinque misure cautelari della custodia cautelare in carcere, a carico dei soggetti che appunto sono originari di Gesualdo e Villa Maina. Tengo a precisare che tre sono stati appunto eseguiti a Gesualdo, un'altra misura è stata eseguita a Mirabella e un'altra persona, che sarebbe la donna, è stata poi rintracciata a Lioni in quanto dimora attualmente in quel comune. Si tratta non di un tenente della famiglia, di quattro persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, e di un'altra donna che è vicina a questo nucleo familiare. E tre dei cinque soggetti devono rispondere di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, mentre le altre due persone rispondono soltanto di detenzione e di cessione di sostanze stupefacenti. Ma la droga veniva smistata a livello familiare, nel senso che stesso nel comune affluivano parecchi giovani dell'Interland, di almeno 15-16 comuni dell'Interland e dell'Alta Irpinia e anche della Valle del Calore, e appunto si portavano presso le abitazioni con dei nomi convenzionali, poi prendevano contatti con i soggetti arrestati. La droga, la maggior parte era marijuana, pochissime quantità hashish. Per quanto riguarda la quantità, diciamo che in due anni, dal 2012 al 2014, abbiamo accertato che sono avvenute circa 2.500 cessioni. Questo è stato appunto avvalorato dai riscontri che abbiamo effettuato, dalle prove testimoniali e dalle dichiarazioni che poi hanno rilasciato i soggetti che venivano sorpresi con lo stupefacente. Mi piace comunque sottolineare che segue altre operazioni che sono state portate a termine da breve in quella zona, da Altavilla Arpina, Fontana Rosa, Monte Falcione, Prato La Serra. Quindi sono parecchi comuni che sono stati interessati negli ultimi due anni da questo fenomeno. Ancora una triste storia di solitudine: trovato morto in casa a Borgo Ferrovia di Avellino un uomo di 54 anni. Il corpo dell'uomo era ormai in stato di decomposizione, con molta probabilità era morto da due giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Controlli sulle principali strade dell'Irpinia da parte dei carabinieri, ancora troppo spesso teatro di gravissimi incidenti, le cui conseguenze sono rese maggiormente tristi dal fatto che il più delle volte risultano corollario del mancato rispetto delle norme del codice della strada. Il bilancio complessivo è stato di 9 persone allontanate con foglio di via obbligatorio, 62 auto controllate, 95 le persone identificate, elevate altresì svariate contravvenzioni per violazioni alle norme del codice della strada, soprattutto per la guida pericolosa. Per due volte in pochi minuti ha tentato di lanciarsi dalla finestra della sua abitazione, ma in entrambe le circostanze è stato salvato dai poliziotti. Il fatto è avvenuto in un popoloso rione cittadino di Caserta, dove gli agenti sono intervenuti in quanto un uomo di 52 anni è stato colto da malore, ma si era barricato in casa. L'uomo ha tentato di lanciarsi nel vuoto da una finestra, ma gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico lo hanno persuaso a desistere, facendolo rientrare nell'abitazione. Dopo pochi minuti però l'uomo è riapparso da un'altra finestra, appendendosi alla ringhiera. A quel punto gli agenti, dopo aver fatto posizionare un'ambulanza sotto la finestra, saliti sul tettuccio, hanno afferrato l'uomo mettendolo definitivamente in salvo. L'uomo è stato condotto in ospedale.
Ha picchiato per strada con calci e pugni la madre, sbattendola sul selciato per poi rapinarla della somma di 50 euro. È accaduto a Frignano, provincia di Caserta, in via Verga. In manette è finito un uomo di 41 anni, si tratta di Alicardo Bevilacqua. L'uomo è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno interrotto durante l'aggressione. La vittima, trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Aversa, ha riportato contusioni alla spalla destra e all'anca. Si allarga in ciara inferiore l'indagine sul mercato degli aborti. Oggi sarebbero stati ascoltati degli infermieri. Sentiamo. Ad essere stati ascoltati questa mattina sono stati alcuni infermieri che lavorano al reparto di ginecologia ed ostetricia dell'Umberto I. È il nuovo atto dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore sul presunto mercato di aborti clandestini e la somministrazione di farmaci illegali. L'obiettivo del procuratore Amedeo Sessa è di individuare possibili complicità nell'attività del ginecologo, oggi in pensione, finito sotto inchiesta. Anche le numerose pazienti del medico sono state sentite e saranno ascoltate nei prossimi giorni. Il blitz risale a venerdì scorso, quando i carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità e gli uomini della polizia giudiziaria presso il tribunale di Nocera Inferiore, guidati dal luogotenente Massimo Santaniello, entrarono nello studio del professionista, nella sua abitazione e all'ospedale Umberto I, dove il medico, secondo l'accusa, nonostante fosse andato in pensione dallo scorso mese di settembre, aveva mantenuto il possesso del proprio armadietto. Le pazienti ascoltate avrebbero riferito che il professionista avrebbe detto loro che in ospedale non vi era posto, avrebbe dato alle stesse il proprio recapito per passare privatamente a pagamento per abortire in modo non usuale e non legittimo, secondo quanto ipotizzato dagli investigatori. Quattro dirigenti e 12 infermieri in servizio presso il servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Sant'Arsenio, provincia di Salerno, sono ritenuti responsabili a vario titolo di omicidio colposo. L'inchiesta riguarda la morte sospetta di un paziente deceduto nel marzo scorso nella struttura sanitaria. Per l'accusa, dalle indagini sono emerse forti responsabilità con condotte colpose ed omissive dei dirigenti medici e degli infermieri. È stata accertata, tra l'altro, la somministrazione di farmaci in misura superiore a 20 volte il rigore terapeutico, con una conseguente intossicazione e decesso del paziente. I militari dell'arma di Sala Consilina hanno notificato ai 16 sanitari l'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lago Negro. Un tifoso della Dinamo Kiev è stato accoltellato nella tarda serata di martedì a Napoli. Non è grave, l'uomo, un cinquantenne, ha riportato tre ferite alla gamba, giudicate guaribili in 15 giorni ed è stato già dimesso dall'ospedale Loreto Mare. L'agguato è avvenuto in via Duomo, angolo Piazza Nicola Amore, poco dopo le 22:30, quando un gruppo di tifosi ucraini è stato avvicinato da sconosciuti, da cui sono stati prima insultati e poi aggrediti. Sull'episodio indagano i carabinieri. Una tonnellata di rifiuti speciali pericolosi costituiti da cavi di rame di provenienza furtiva è stata sequestrata dagli uomini del reparto operativo aeronavale di Napoli della Guardia di Finanza. Due persone sono state denunciate per ricettazione combinate sanzioni amministrative per illeciti di natura ambientale. Stava lavorando al porto di Salerno quando è rimasto schiacciato da due container all'interno del muletto. A perdere la vita Lino Trezza, 34 anni, salernitano, dipendente di una cooperativa. Il giovane ha perso il controllo del mezzo per cause ancora in corso di accertamento mentre scendeva da una rampa, finendo così contro i container accatastati, due dei quali sono caduti sul mezzo e lo hanno schiacciato. Immediati soccorsi che hanno potuto solo constatare la morte del ragazzo molto conosciuto in città. La vittima infatti aveva la passione per la musica. Intanto i sindacati hanno annunciato per giovedì, in segno di lutto, forme di sciopero di almeno un'ora e assemblee di tutti i lavoratori dei porti. Ancora non si conoscono i motivi che hanno portato il 28enne Angelo Stabile a ferire il cugino Fabio Stabile ad Eboli, provincia di Salerno, nella frazione di Santa Cecilia in via delle Palme. Era però noto che tra i due vi fossero vecchi dissapori e che i due giovani non fossero mai andati d'accordo. L'aggressore è stato immediatamente catturato dai carabinieri, quest'ultimo aveva problemi psichiatrici e per diverso tempo è stato anche ricoverato in case di cura. Il ferito, giunto all'ospedale di Battipaglia, è stato operato e intubato. Il giovane però non è in pericolo di vita.
Ma quanto tempo resterà in carcere? La domanda che Carla Elenia Cagliaccio ha rivolto al suo avvocato quando al telefono le ha comunicato la notizia della condanna a 18 anni di reclusione del suo ex compagno Paolo Pietropaolo, che l'aggredì e le diede fuoco, lo ricorderete, l'11 febbraio scorso a Pozzuoli. Sentiamo i dettagli. Un SMS inviato ad una ex fidanzata il giorno prima del tentativo di omicidio ai danni di Carla Ilenia Cagliaccio, in cui afferma: "Questa donna non mi trasmette più niente, la bambina soffrirà". È questo uno dei nuovi elementi esibiti dai pubblici ministeri Raffaello Falcone e Clelia Mancuso al processo a carico di Paolo Pietropaolo, il quarantenne che il 1 febbraio scorso a Pozzuoli diede fuoco alla compagna di 38 anni. L'uomo è accusato di tentato omicidio, stalking e tentato procurato aborto perché Carla era incinta al momento dell'aggressione e diede alla luce una bambina poco dopo il ricovero in ospedale. La sentenza del processo, con rito abbreviato, è arrivata nel pomeriggio dal GUP del Tribunale di Napoli, Egle Pilla. Paolo Pietropaolo è stato condannato a 18 anni di reclusione e dovrà pagare 325.000 euro complessivi di risarcimento a titolo di provvisionale alle parti civili, 250.000 euro alla Cagliaccio, 50.000 alla bimba nata prematuramente, altri 25.000 euro è la somma che dovrà versare all'associazione La Forza delle Donne, che si è costituita parte civile. L'imputato è stato condannato all'interdizione perpetua ai pubblici uffici. Il giudice ha disposto infine la sospensione della potestà genitoriale. Il PM aveva chiesto 15 anni. Il regolamento sul commercio del comune di Pompei vieta i sexy shop, ma in via Plinio, proprio alle porte della città, a 500 metri dagli scavi, ne era stato aperto uno. I carabinieri lo hanno chiuso. Il successo dell'esercizio a distribuzione automatica è stato tale da richiamare le attenzioni dei militari dell'arma, frequentemente impegnati in quella zona per arginare il fenomeno della prostituzione. La chiusura attuata è quindi di tipo amministrativo. Estorsioni in Valle Caudina, annullata un'ordinanza di custodia in carcere per un RAS del clan Pagnozzi. Sentiamo. L'ottava sezione del Tribunale del Riesame di Napoli ha dichiarato la perdita di efficacia della misura della custodia cautelare in carcere per il pregiudicato Clemente Caliendo. Come si ricorderà all'alba del scorso 4 novembre, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Montesarchio avevano dato esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dall'ufficio GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA partenopea, traendo in arresto il pregiudicato Vincenzo D'Onofrio, 48 anni di Arpaia, e il pluripregiudicato Clemente Caliendo, 58 anni, di San Martino Valle Caudina, esponente di spicco del Campagnozzi. I fatti prendevano spunto dalle indagini effettuate dai militari e gli arrestati, infatti, secondo l'accusa, avevano costretto due imprenditori titolari di un esercizio commerciale di Airola a consegnare loro somme di denaro, quale contropartita di un interessamento presso alcuni rivenditori per ottenere la rinuncia al credito. Il 7 maggio scorso, proprio a seguito delle prime indagini, D'Onofrio fu arrestato ad Airola subito dopo aver intascato la busta contenente una mazzetta di 500 euro in banconote ritrovata nei calzini nel corso della perquisizione personale. Dalle più recenti investigazioni è emerso che D'Onofrio si era servito della presenza e della fama del pregiudicato Caliendo, storico esponente di spicco del Campagnozzi, per intimorire le vittime dell'estorsione. Caliendo, infatti, aveva da poco finito di scontare la pesante pena di 8 anni e 10 mesi di reclusione disposta con sentenza della Corte d'Appello di Napoli per la partecipazione al Campagnozzi come ruolo verticistico. Intanto Clemente Caliendo ha lasciato la casa circondariale di Benevento, dove è stato solo pochi giorni detenuto. Il 23 novembre del 1980 la terra trema in Irpinia, il bilancio del sisma di magnitudo 6.9 fu devastante. 36 anni dopo, cosa è stato fatto? Il ricordo e la difficile ricostruzione. Vediamo. Anni dopo il terremoto che il 23 novembre del 1980 colpì Irpinia e Basilicata, la parola fine alla ricostruzione non è stata ancora scritta. Ufficialmente mancano all'appello 250 milioni di euro di risorse nazionali stanziate nel 2008 ma mai rese disponibili ai comuni irpini, destinate a opere da completare e a saldare lavori eseguiti da imprese private che risalgono anche ad alcuni decenni fa. La regione Campania ha insediato un comitato
composto da esperti e sindaci del cratere del terremoto, con il compito di rendere più diretto il rapporto tra Stato e enti locali, che ha ottenuto lo sblocco del 50% delle risorse. Una storia lunga e tormentata, quella del sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter, che alle 19.34 del 23 novembre del 1980 per 90 secondi colpì soprattutto una vasta area compresa tra l'Alta Irpinia. L'epicentro venne localizzato a Conza della Campania e la Basilicata. 2.914 le vittime, quasi 9.000 i feriti, 18 comuni rasi al suolo, 99 devastati, 300.000 le persone che da quella domenica sera rimasero senza una casa. I costi ufficiali della ricostruzione e del processo di industrializzazione che ha riguardato tre regioni, Campania, Basilicata e Puglia, sono quelli contabilizzati più o meno definitivamente nel 2011 dalla Camera dei Deputati e nel 2012 dalla Commissione insediata presso il Ministero delle Infrastrutture. 29 miliardi di euro, meno della metà dei quali destinati al territorio più colpito, della provincia di Avellino. La stessa Commissione ha infatti certificato che a fronte dei 14.000 miliardi di vecchie lire assegnati all'Irpinia per la ricostruzione delle abitazioni, altrettanti vennero assegnati per realizzare il piano di edilizia residenziale a Napoli, una ricostruzione resa ancora più costosa dall'allargamento dell'area del terremoto da 280 a 687 comuni di Campania, Puglia e Basilicata. Un altro capitolo è quello della industrializzazione delle zone terremotate, finita anche nel mirino della Commissione parlamentare di inchiesta insediata nel 1990 e presieduta da Oscar Luigi Scalfaro, il piano della cosiddetta industria in montagna da realizzare in 9 aree industriali che a pieno regime avrebbe dovuto creare in Irpinia tra i 10 e i 15.000 posti di lavoro. È stato caratterizzato da chiusure e fallimenti delle imprese, quasi tutte del nord Italia, che come ha accertato la magistratura erano interessate soprattutto a incassare i finanziamenti previsti dall'articolo 32 della legge 219, proponendo tentative industriali già fuori mercato. Attualmente sono poco meno di 3.500 gli addetti impiegati nelle aree del cratere irpino, ma non mancano riferimenti produttivi di eccellenza capaci di attrarre nuovi investimenti. 36 anni dopo la calamità, che insieme al destino delle singole persone ha cambiato anche le prospettive delle comunità, le speranze di sviluppo dell'Irpinia restano concentrate sulla capacità espansiva delle eccellenze industriali nei comparti aerospaziali, informatico e agroalimentare, presenti nelle aree industriali dell'Alta Irpinia e dai nuovi scenari che interessano la Valle dell'Ufita. Anniversario del terremoto segnato in Irpinia anche da nuove paure che riguardano la staticità degli istituti scolastici. Sugli sviluppi di un'azione avviata dalla Procura di Avellino, un istituto comprensivo con 900 studenti è stato posto sotto sequestro e sulla scia dell'azione degli inquirenti è stata disposta la chiusura di altre 3 sedi scolastiche di Avellino e il trasferimento di migliaia di studenti in altre sedi considerate sicure. E chiudiamo con due notizie di sport. Siamo alla Serie B, in riferimento alla gara Benevento-Brescia di sabato scorso. Il giudice sportivo ha inflitto un'ammenda di 1.500 euro a Fabio Ceravolo, ammonito nel corso dell'incontro per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria. Lega Pro, la casertana, comunica che si è proceduto alla formalizzazione del nuovo assetto societario. Così come concordato nelle precedenti assemblee dei soci, l'imprenditore Giuseppe D'Agostino rafforza la sua presenza nel club acquistando un ulteriore 22%, salendo così al 67% di quote societarie. Ed era questa l'ultima notizia, vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo e di tutta la nostra programmazione. Arrivederci al prossimo Media News. Previsioni per giovedì 24 novembre 2016. Forte maltempo su nord-ovest, Sardegna, Toscana e poi anche sul Lazio e sul resto del nord. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it.
Al nord nubi fragi o piogge molto forti su Piemonte, Liguria in estensione anche a Lombardia e al resto del nord in serata. Allerta al nord-ovest per il rischio alluvionale. Spostiamoci al centro, peggiora in Sardegna e in Toscana con piogge forti, temporali e locali nubifragi. In serata estensione del maltempo anche al Lazio. Raggiungiamo infine il sud, avremo qui cielo poco o parzialmente nuvoloso, qualche piovasco in arrivo sulle zone ioniche. I venti saranno di scirocco su tutti i mari. Concludiamo con le temperature previste per questa giornata del 24 novembre. Minime che non subiscono grosse variazioni. I valori saranno superiori ai 12 gradi su molte regioni. Durante il giorno prevediamo invece 10-17 gradi al nord, 15-18 gradi al centro e fino a 22-23 gradi al sud.